Pace a tutti. Volevo ringraziare il Signore per questa opportunità di condividere con voi questo messaggio, questa meditazione che il Signore ha messo nel mio cuore e volevo condividere con voi nel libro delle Cronache, Seconda Cronache, al capitolo 7, dal versetto 11. Un passo che parla di qualcosa che il Signore ha detto al re Salomone. Seconda Cronache 7:11, Salomone dunque terminò la casa del Signore e il palazzo reale e portò a felice compimento tutto quello che aveva avuto in cuore di fare nella casa del Signore e nel suo proprio palazzo. Poi il Signore apparve di notte a Salomone e gli disse: ho esaudito la tua preghiera e mi sono scelto questo luogo come casa dei sacrifici. Quando chiuderò il cielo in modo che non ci sarà più pioggia, quando ordinerò alle locuste di divorare il paese, quando manderò la peste in mezzo al mio popolo, se il mio popolo, su quale è invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia e si converte dalle sue vie malvagie, io lo esaudirò dal cielo, perdonerò i suoi peccati e guarirò il suo paese. I miei occhi saranno aperti e le mie orecchie attente alla preghiera fatta in questo luogo. Infatti, ora ho scelto e santificato questa casa perché il mio nome vi rimanga per sempre, e i miei occhi e il mio cuore saranno qui per sempre. Poi va avanti il Signore a spiegare alcune cose, ma quello che ha colpito il mio cuore è: se il mio popolo, sul quale ho invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia, si converte dalle sue vie malvagie, io lo esaudirò dal cielo. Partiamo da un presupposto per questa meditazione. Dio ama il suo popolo, ama la sua creatura. Il Signore ama tutti. Vogliamo partire proprio da questa riflessione. Giovanni 3:16 dice: perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Quindi il presupposto per questa meditazione è che Dio ama tutti gli uomini. Ha scelto un suo popolo, ma ama tutti gli uomini. Il Signore ama la sua creatura e proprio per questo egli ha mandato il suo figlio, perché ama proprio la creatura, perché ama l'uomo. Ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque, quindi è indistinto l'amore di Dio. Zaccaria dice: il Signore disse a Satana: ti sgridi Signore, Satana, ti sgridi Signore che ha scelto Gerusalemme, non è forse costui un tizzone strappato dal fuoco? Quindi tutti quanti noi, nessuno si sente meglio di un altro e nessuno ha qualità migliori di un altro. Tutti siamo tizzoni strappati dal fuoco, quindi tutti davanti a Dio siamo uguali. Ma grazie a Dio che Dio ama tutti quanti noi indistintamente e noi gli siamo grati. Quello che ha toccato il mio cuore in questo passo è umiliare. Questo è un verbo che torna nella nostra mente, umiliare. Se il mio popolo si umilia, nella nostra società, nella stragrande maggioranza dei casi, questa parola ha un'accezione negativa. La Treccani, che leggo qui, è mortificare qualcuno offendendone e ledendone la personalità e la dignità, così da causare in lui uno stato giustificato o ingiustificato di grave disagio, di avvilimento, di vergogna. Nell'ottica umana, nell'ottica anche di lavorativa, nella stragrande maggioranza dei casi, umiliare è un'accezione negativa.
Ma nell'ottica biblica è il contrario, è differente, ha una doppia valenza, quando la subiamo noi o quando la facciamo noi, quando noi ci umiliamo, è sempre qualcosa di positivo. Quando Dio umilia l'uomo ha sempre uno scopo benefico. Siamo partiti dal presupposto che Dio ama tutti gli uomini, quindi abbiamo detto che quando Dio umilia ha sempre uno scopo benefico. La terra in questo periodo è afflitta, scopriamo in questo periodo anche la nostra fragilità, tutti quanti, credenti e non, tutti quanti vediamo e torniamo a conoscere la nostra limitatezza. Ma abbiamo detto che Dio si umilia a uno scopo. Alcuni esempi biblici, vogliamo fare alcuni esempi biblici di umiliazione. Quando Dio umiliò e umilia l'uomo, abbiamo detto che ha sempre un fine benefico, sempre qualcosa di positivo, perché Dio ama, il presupposto dell'inizio di questa meditazione è che Dio ama la sua creatura. Questo re, che era il re Nabucodonosor, mentre passeggiava sul terrazzo del palazzo reale di Babilonia, questo è Daniele 4,29, disse: non è questa la grande Babilonia che io ho costruito come residenza reale con la forza della mia potenza? Quindi si sentiva onnipotente, forte, e sentì una voce dal cielo che gli disse: tu sarai scacciato di mezzo agli uomini e abiterai, quindi con le bestie dei campi. Quindi fu umiliato, e noi sappiamo la sua storia, che andò in giro come pazzo. E alla fine di quei giorni, dice lui, io, Nabucodonosor, alzai gli occhi al cielo. E quando Dio umilia, proprio abbiamo detto che lo fa per uno scopo benefico, ci porta ad alzare gli occhi. Alle volte noi siamo troppo, anche in questo periodo abbiamo tutti gli occhi abbassati, tutti guardavamo la realtà, ma in questo periodo, in certe circostanze, Dio ci porta proprio a riflettere, di alzare gli occhi al cielo. Alla fine, alzai gli occhi al cielo e la ragione tornò in me. Quindi questa umiliazione servì a questo re per capire quanto infinitamente basso e poco era lui, ma quanto Dio doveva essere onorato. Quindi fu umiliato proprio per questo, quando la ragione tornò in me. Se Dio ci umilia, lo scopo è dovuto sempre a il suo amore. Giobbe, un altro esempio, nella sua integrità di credente, fu umiliato, in questo caso non dal Signore, ma dal nemico delle anime nostre. Giobbe, nella sua integrità, se Nabucodonosor fu un uomo che si sentì orgoglioso di quello che lui era, di come si era fatto, Giobbe era un credente integro. Dio lo definisce che non c'era nessuno paragonabile a lui sulla terra, e fu tentato, eppure dal nemico, da Satana, che lo vide, gli disse: se lo tenti, se gli togli quello che ha di più caro, se gli tocchi la vita, vedrai che ti rinnegherà. E questo fu permesso da Dio, questa umiliazione gli fu permessa, perché Dio voleva insegnare anche a Giobbe, che era un credente, quello che c'era nel suo cuore, e far vedere quello che era palesemente nel suo cuore. E nella conclusione di quello che Giobbe dice di questo suo libro, alla fine del capitolo, capiamo quando aveva capito da quella sofferenza, dalla sua malattia, dal suo stare in un letto di infermità, aveva capito quello che Dio gli voleva insegnare. E disse, vogliamo leggere insieme, Giobbe 41.1, allora Giobbe rispose al Signore e disse: io riconosco che tu puoi tutto e che nulla
può impedirti di eseguire un tuo disegno. Chi è colui che senza intelligenza offusca il tuo disegno? Ne ho parlato, ma non lo capivo. Sono cose per me troppo meravigliose e io non le conosco. E qui vediamo la sua umiliazione. Ti prego, ascoltami e io parlerò. Ti farò delle domande e tu insegnami. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio ti ha visto. Perciò, disse Giobbe, ed era un credente Giobbe, mi ravvedo, mi pento sulla polvere e sulla cenere. Giobbe umiliato ed anche pronto a ricevere gli insegnamenti dal Signore. Amore, l'amore di Dio insegnò a Giobbe. Quindi possiamo riflettere proprio che se gli umilia, lo fa sempre per il bene. Infatti Dio dice alla sua creatura, a Geremia in questo caso, io so i pensieri che merito per voi, dice il Signore, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Quindi possiamo riflettere proprio su questo, che se Dio umilia l'uomo è sempre per il bene. Partiamo sempre da questo presupposto. Dio ci ama. Ma poi qui chiede qualcosa, se Dio umilia il popolo, quello che riflettevo proprio su questo versetto è il popolo si deve umiliare, si deve consacrare, si deve ritornare, perché Dio aveva tenuto in conto questo, che il popolo poteva sviarsi. Dice in Seconda Cronaca che abbiamo letto, quando chiuderò il cielo in modo che non ci sarà più pioggia, quando ordinerò alle locuste di divorare il paese, quando manterrò la peste in mezzo al mio popolo, se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia, si converte dalle sue vie malvagie. Questi mali che troviamo in questo elenco portano tutti quanti noi a riflettere. E conosce e fa vedere anche quando Dio conosce la sua creatura, quando la sua creatura è conosciuta dal suo Padre Celeste. Il Signore conosce quello che abbiamo tutti nel cuore, indistintamente. Un verso parla di quello che noi abbiamo, che tutti abbiamo. Certo, non c'è sulla terra nessun uomo giusto che faccia il bene e non pecchi mai, indistintamente. A partire da me, ma da tutti quanti noi. A parte uno, che è Cristo Gesù, tutti hanno peccato, dice la parola di Dio, e sono privi della sua gloria. Però il Signore offre al suo popolo una scappatoia, perché conosce il nostro stato, conosce la nostra creatura e ci offre una scappatoia. Egli ci umilia, abbiamo detto, per il nostro bene. E noi dobbiamo sempre capire questo, che Dio, anche quando noi sbagliamo, quando noi veniamo meno, offre una scappatoia, sempre. L'importante è che il suo popolo si umili. Così anche voi, parlando ai giovani, siate sottomessi, 1 Pietro 5,5, agli anziani, e tutti rivestitevi di umiltà, gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Gloria a Dio, Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili, come abbiamo detto, agli umili Dio offre una scappatoia, a chi si umilia offre una scappatoia. E noi vogliamo ringraziare il Signore che Dio offre una scappatoia. Quando offrì al suo popolo una scappatoia, perché sapeva che il suo popolo era un popolo, come lui stesso definisce, un popolo dal collo duro, ma grazie a Dio che Dio offre una possibilità agli umili, perché come abbiamo detto resiste il superbo, ma agli umili dà la grazia, e noi vogliamo ricevere dal Signore questa grazia anche in questa sera, anche in questi giorni particolari di rumore, di tanti bombardamenti comunicativi, tante difficoltà. Noi vogliamo ricevere da Dio. Egli ha offerto all'uomo la grazia, e questa grazia è stata offerta tramite
un uomo, Cristo Gesù, per fuggire alla condanna del peccato. Noi vogliamo ringraziare il Signore che all'umanità, a tutti quanti noi, ha offerto la grazia e ha offerto qualcosa di importante, ma tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a cioè quelli che credono nel suo nome, in Cristo Gesù. Anche a te, che magari non sei parte della famiglia di Dio, ti dà qualcosa, ti offre qualcosa. Se ti senti umiliato, se ti senti in difficoltà, anche in questo periodo, se senti smarrito, se ricevi questo messaggio e non sei un credente, sappi che Dio ti ama e Dio vuole offrirti qualcosa. E se ti senti umiliato, sappi che Dio lo fa per portare qualcosa al tuo cuore, non perché è un Dio cattivo, un Dio tremendo, un Dio che manda qualche cosa sulla terra come se fosse una punizione. Arriverà un momento in cui lo manderà, ma lo manderà ai superbi, perché, come abbiamo letto prima, Egli dà grazia agli uomini, perché Dio resiste ai superbi. Quindi manda grazia a quanti sono umili, e noi vogliamo veramente ringraziare il Signore, perché Egli vuole darci la grazia, vuole darti la grazia a tutti quanti noi. E poi voglio concludere con un versetto che ha toccato il mio cuore. Perché il Signore corregge quelli che Egli ama e punisce tutti coloro che riconosce come figli. L'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori in Cristo Gesù. L'amore di Dio che offre all'uomo sempre la possibilità di ravvedersi, a come offriva il suo popolo di riflettere sulla situazione del proprio stato dopo essersi allontanato da lui. Dio offre all'uomo, alla sua creatura, la possibilità di ravvedersi. La offre anche a te, la offre anche a me. E noi vogliamo ringraziare il Signore con tutto il cuore per quello che Egli ha fatto sulla croce e su quelle correzioni, su quelle punizioni che sono sempre benefiche all'anima nostra. Perché Dio ama la sua creatura. E voglio concludere con il versetto con cui abbiamo aperto, che è Giovanni 3,16, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Il Signore ci benedica.